Diciamo che Cassini Russia, che è già un marchio molto apprezzato, soprattutto alla fascia di clientela di livello molto alto, è divisa in due fasce, in due correnti di marchi, no? Una parte più classica, legata ai grandi maestri, Le Corbusier, Ritvel, no? Charlotte Perriand, Albini e altri, e a una fascia di architetti, designer più contemporanei dei nostri giorni, che spaziano da Bellini fino a Philip Stark, Lissoni, Dordoni, Luca Nichetto. In Russia Cassina, diciamo che è apprezzata solamente negli ultimi anni, da quando il mercato russo si è evoluto anche dal punto di vista del design, apprezza molto la parte dei contemporanei più borghese. Dall'anno scorso infatti abbiamo una serie di pelli, di finiture che vanno a coprire questa richiesta. Quindi abbiamo ad esempio quel divano che vedi là in fondo, un pezzo storico, il divano più venduto di Cassina, è il Maralunga di Vico Magistretti, che dall'anno scorso verrà prodotto anche con una pelle un po' vintage che piace molto al cliente russo, all'oligarca russo.